Voce che i mongoli radunino il padre dei campi e li costringano a fabbricare armi. Meglio che fare. Avanti, cambia! I samurai sono qui. Chi va là? Sono Lord Sakai. Siete i nostri rinforzi? Esattamente. Sono Lord Sadamune Oga, vassallo dello Shogun. Benvenuti a Tsushima. Grazie, Lord Sakai. Lo Shogun ci ha inviati appena ha ricevuto il vostro messaggio. Vostro zio ha appena dato gli ordini. Andremo in battaglia. Sconfiggeremo il Khan e libereremo il castello Shimura dagli invasori. Ottimo. Radunate gli uomini. Devo prima vedere qualcun altro. Vi attenderò alla porta a nord per poi raggiungere insieme vostro zio. Vi serve qualcosa, mio signore?
Addio. Lord Sakai. Norio, addestri le nuove reclute? Non esattamente, signore. Li ho aiutati nella meditazione. I samurai, la gente di Yarikawa, ogni spirito ha bisogno di un momento di pace prima della battaglia, per accettare la transitorietà del vivere e la possibilità di morire. Parole sagge. Mediti insieme a me? Sarebbe un onore. Grazie, Norio. Possa il Buddha vegliare su di voi, Lord Sakai. La verità. Il trono dell'imperatore mongolo si trova sulla montagna più alta al centro della terra. È ancora a sentire in su. Bentornato, Lord Sakai. Sensei, avete incontrato i nostri rinforzi? I vassalli dello Shogun sono guerrieri straordinari, ma gli gioverebbe esercitarsi con l'arco. E i contadini? Lodevoli per il talento naturale, non per la tecnica. È un onore, detto da voi. Un tempo Yarikawa era la colonna portante dell'isola. Potremmo far scappare i mongoli a gambe levate con un mese di addestramento. Avete un'ora. Allora smetti di distrarmi. Non l'ho mai detto nessuno, ma da ragazzo sono quasi morto. Mio signore, nulla da offrire dopo la caccia. Solo il meglio per voi. Spero vi aiuti. Solo il meglio per voi. All'altezza di un samurai. Di altissima qualità. Ne farò di certo buon uso. Al prossimo incontro. Che la caccia sia fruttuosa. Stringi i perni, tutti quanti! Sperando che i mongoli non abbiano distrutto una spada monumentale. Nessuno oserà distruggere i monumenti a Lord Adachi. Qui è vicino, certo. Ma loro non sanno chi sia. Adachi sarà colpito molto. Come fanno a sapere che i monumenti erano... Non so. Certo.
Stringi i perni! Tutti quanti! Vedo che ti dai da fare. Qualcuno deve pur assicurarsi che l'ariete sia pronto per la battaglia. Se cade a pezzi, non riusciremo mai a entrare nel castello di vostro zio. Ci sarebbe stato utile per espugnare Azamo. Non vi siete divertito nel mio carretto? Non mi piaceva puzzare di sake. Yuna mi ha detto di Taka. Non sarò mai coraggioso quanto lui. Taka non sarebbe mai stato d'accordo. Beh, cercherò di non deluderlo. Hai mai ascoltato le storie di Gyozen? Tanta storia. Ne ha sempre una nuova. Spettro è entrato nella baia di Azamo. Si è fatto passare per un mercante di sake. Girano altre voci. Gira voce che i mongoli radunino i fabbri nei campi e li costringano a fabbricare armi. Posso aiutarvi, mio signore? Dell'imperatore mongolo si trova sulla montagna più alta al centro della terra. Vai ancora a sentire Enshin, eh? L'unica cosa che sa per certo è dove ha messo il suo. Ma sa leggere. Dice che tutti i re della Cina sono consiglieri del Khan e che i re delle isole selvagge sono suoi schiavi. Alcuna spada monumentale. Nessuno oserà distruggere i monumenti a loro faccia. Hai mai ascoltato le storie di Gyozen? Il cantastorie c'è. È sempre una nuova da raccontare. La sua ultima storia gli ha fatto venire il mondo. Hai mai ascoltato le storie di Gyozen? Il cantastorie c'è. Ne ha sempre una nuova da raccontare. Jin. Non sapevo fossi tornato. Spero tu non sia stata troppo severa con loro. Non credo. I contadini di Yarikawa sono più forti di quello che sembrano, oltre che testardi. Più testardi di te? Assolutamente no. Una settimana fa si sarebbero indignati ai nomi Sakai e Adachi. Ma dopo quello che hai fatto a Yarikawa, sono qui per te. Allora non li deluderò. Nemmeno io. È ora, Yuna. I samurai sono qui. Si preparano alla battaglia. Sei riuscita a riposare? Purtroppo no. Mi spiace. Taka doveva essere qui. Credeva in te. Ora anche la gente di Yarikawa crede in te. Quando nessuno l'avrebbe fatto, tu l'hai difesa. Rischiano le loro vite per lo spettro. Darei la vita per il popolo di Tsushima. E per te. Speriamo non serva. Ci vediamo, Yuna.
Devo incontrare Lord Oga. Ci vediamo sul campo di battaglia. Lord Sakai. Lord Oga, dov'è mio zio? Vi aspetta sulla collina. Il clan Oga sarebbe onorato di accompagnarvi fin lì. Sono lieto della compagnia. Non facciamo aspettare il clan. Ottimo. Forza, Kage! Siete ammirevole, Lord Sakai. Avete salvato vostro zio. Reclutato i reietti di Yarikawa. Non saranno soldati addestrati, ma affiderei loro la mia vita. Allora farò lo stesso. È vero che la gente vi ha soprannominato lo Spettro. Dovevano credere in qualcosa dopo la sconfitta dei samurai. I samurai sono tornati. È ora di mettere a tacere queste storie e ristabilire il potere dello Shogun. È ora di salvare l'isola e il popolo che la abita. Parleremo di politica dopo la morte del Khan. Certo, Lord Sakai. Lord Shimura, vostro nipote è qui. Giri, quassù. Sei stato bravo, Jin. Ora siamo in grado di riprendere il mio castello. Mi sono occupato dei cappelli, ma Ryuzo è scappato con il Khan. Volevano che ti tradissi. Hai parlato con il Khan? Ero prigioniero. Se l'avessi saputo, avrei marciato con l'esercito per liberarti. Sono fuggito grazie a Yuna, ma suo fratello è morto con onore. Il Khan pagherà per il suo sacrificio e per le vostre sofferenze. Jin, lo Shogun appoggia ufficialmente la decisione di adottarti. Quando salveremo l'isola, sarai l'erede del clan Shimura. Non come Spettro, ma come samurai.
non ti deluderò, zio. Oggi Sakai e Shimura vanno in guerra. Domani festeggeremo la vittoria come padre e figlio. I samurai sono fieri del loro codice d'onore, ma questo li rende inflessibili, prevedibili, facili da battere. Lo spettro non ha limiti. Questo lo rende pericoloso. È il nostro momento, Jin. Questa battaglia deciderà le sorti dell'isola. Prenderemo la testa del Khan, insieme. E la porteremo allo Shogun in persona. Guerrieri di Tsushima! Oggi sconfiggeremo il Khotun Khan! Riavremo il castello Shimura! E cacceremo via i mongoli! Seguite Lord Shimura! Alla vittoria! Senza pietà!
Scarichiamoli o ci bloccheranno! Senza pietà! Andate a casa, cani giapponesi! Questa porta non si aprirà per voi! Forza, Kai! Fuggite, codardi! Jin! Che cosa fai? Libero la strada. Non così. Mai così. Affrontali da guerriero, con onore, non da mostro. Non capirebbero. Il terrore non è l'arma di un samurai. Dosso! La torre! Fermeranno l'avanzata! È la nostra occasione, no? Distruggi l'arma, con onore! Attirerò il loro fuoco qui! Vengo con te. Stammi vicino. Mantenete le posizioni. Non staccare. Alloquaccia. Oh,
Lascio Osho! L'arma è nostra! Avanziamo! Mirai Mongol, libera la strada! Fate me! Forza! Lottiamo per Lorsakai! Rispediamoli agli scorpetti! Il Khan perde terreno! Nessuna pietà per i mongoli! Avanziamo! Uniti! Avanzate! Dobbiamo raggiungere il ponte! Tutti al ponte! Per Tsushima! Per Tsushima! Respingiamoli in mare! Senza pietà! Ah!
Yuna, il tuo arco! Sono dietro di te! No! Guarda! Il ponte! Retrocedono! Il canno non si arrenderebbe così. Qualcosa non va. Onorare il loro sacrificio. Con i soldati migliori ripareremo il ponte e attaccheremo all'alba. No. Ne abbiamo persi troppi. Se mi avessi ascoltato... Basta! C'è un'altra strada. Ne discuteremo in privato. I mongoli sono sulla difensiva. Dobbiamo attaccarli prima che si riprendano e vinceremo. Li hai mandati a morire. Sono soldati. Abbiamo le mani sporche di sangue. C'è un modo per superare il ponte. Avvelenando il nemico. È terrorismo. Voglio salvare la nostra gente. Insegnando loro a temerci. Se continui per questa strada, non sarai migliore dei mongoli. Io ti ho insegnato a lottare con onore. L'onore è morto a Komoda. Il Khan deve soffrire. Sei preda delle tue emozioni. Ho sacrificato, io gli ho dato speranza. Tu niente! Jin. No. È finita.